Buonasera. Puntata un po' fiacca quella di questa sera. Ospite di gente che non è lei, infatti, è un noiosissimo povero Cristo. Beh, ma cosa dice? Ma che fa? Parla prima che la presenti. Stia zitto, per favore. Come dicevo, l'ospite di questa sera è uno degli scrittori più noiosi degli ultimi 50 anni. Benvenuto a Ernie Di Fucca. Buonasera Shashgi e grazie di avermi invitato. Sì, prego. Allora, signor Di Fucca, il suo nuovo libro è uscito? No, non ancora. Ma ho portato una copia in anteprima per te. Te la do a metà prezzo. Minchia che signore. Può anche tenerselo. Ho fatto la scorta di carta proprio ieri. È un libro di poesie che ho scritto durante 2 mesi di ricovero in ospedale per via delle emorroidi. E come si intitola questo capolavoro? Il titolo è Scartavetrando. Vorrei leggerti una poesia. Preferirei scartavetrarmi le emorroidi se è possibile. No, devo leggerla se no l'editore scartavetra lui me. È lunga? Brevissima. Si intitola È già finita. Benissimo. Allora ringraziamo il poeta Ernie Di Fucca. Aspetta, non ho letto la poesia. Ma se hai detto che è finita? È già finita, è il titolo della poesia. E va bene, dica questa poesia ma faccia presto. Lieve mi è il sognar, dolce il librar. Senza ali io mi elevo nella vita, ed è già finita. È finita.